Bentrovati ad una nuova puntata dell'Agenda del Benessere. Sono qui in compagnia con Laura Zangari, la nostra biologa nutrizionista. Ciao Laura. Ciao Claudia, ciao a tutti. Oggi affronteremo il tema dei grassi, che non sono poi così cattivi come scopriremo. Quindi partiamo proprio da spiegare la funzione e che cosa sono i grassi. Sì, allora oggi parliamo di grassi. Sono intanto un nutriente, esattamente come proteine, carboidrati, vitamine e sali minerali, e hanno anche loro, diciamo, una loro dignità, se vogliamo, no? Anche se spesso sono odiati, soprattutto adesso, insomma, che negli ultimi anni, quando c'è questa attenzione molto importante alla forma fisica, ma non solo a livello proprio di salute, ma proprio a livello di estetica, quindi tutto ciò che è grasso, deve essere assolutamente messo da parte perché noi dobbiamo essere super in forma. Invece in realtà i grassi anche hanno una loro funzione, esattamente come gli altri nutrienti che diciamo ingeriamo insieme agli alimenti, no? E quali sono le loro funzioni? Allora, sicuramente quella più importante è quella di riserva energetica, quella la sappiamo tutti, e è una funzione comunque fondamentale. Se adesso è un qualcosa che effettivamente non ci viene incontro perché ci fa ingrassare, come dice la parola stessa, in realtà nel corso degli anni ci è servita tantissimo questa loro funzione, perché ricordo sempre quando eravamo uomini primitivi che un giorno ci diceva bene, diciamo, e quindi avevamo il pasto importante, grasso, era importante riuscire in quell'occasione andare a mettere da parte dell'energia per poi gli altri giorni che sarebbero venuti dopo, che probabilmente, insomma, era difficile andare a trovare una stessa tipologia di pasto che ci consentiva di avere quell'energia importante. E quindi questo ci ha consentito, se vogliamo, anche un po' la sopravvivenza e l'evoluzione. Però capisco che adesso è un pochetto difficile perché chiaramente ci muoviamo molto meno e quindi è chiaro che questa funzione di andare a mettere da parte grassi può essere un problema, però in realtà non fanno solo quello. Ad esempio, i grassi hanno una funzione importante, quella che è quella strutturale. Devi sapere che tutte le nostre cellule che fanno parte del nostro corpo sono formate da una membrana e questa è fatta sostanzialmente da cosiddetti fosfolipidi, che sono dei grassi. Quindi, insomma, diciamo importante, no? Altra funzione che hanno è quella regolatoria, tantissimi ormoni sono formati da grassi, testosterone, progesterone, cortisolo, tantissimi, no? E poi una funzione che spesso non, insomma, è sottovalutata, il fatto che i grassi aiutano a assimilare, a veicolare alcuni tipi di vitamine. Infatti le cosiddette vitamine liposolubili, che la parola stessa significa che devono essere sciolte nei grassi, diciamo, detta proprio così, che sono la vitamina A, la E, la D, la K, hanno proprio bisogno dei grassi per essere assimilate bene, tant'è vero che chi soffre di problematiche legate al malassorbimento dei grassi ha anche spesso carenze di queste vitamine. Quindi ecco, fare un'alimentazione in cui si dice no, assolutamente i grassi Eliminati. eliminati del tutto, insomma, non va bene, perché poi l'eccesso non è mai troppo. È chiaro che i grassi, esattamente come gli zuccheri semplici, devono essere un pochino limitati, ma soprattutto bisogna fare una scelta per quanto riguarda la qualità piuttosto che la quantità, ok? Questo perché possono esserci quindi dei grassi, diciamo, buoni e dei grassi cattivi, detto in Sì, soldoni. esattamente, diciamo di sì, infatti è proprio a questo che mi riferivo quando parlavo di qualità, nel senso che i grassi non sono tutti uguali, o meglio, se andiamo a vedere dal punto di vista calorico possono anche sembrarlo. Prendiamo l'esempio classico, l'olio d'oliva, l'olio extravergine d'oliva e il burro, no? Che sono grassi da condimento tipici. Se andiamo a vedere il quantitativo calorico, praticamente sono quasi simili, quindi condire con l'olio e condire con il burro, dal punto di vista solo esclusivamente delle calorie, è uguale, non ci cambia nulla. Però quello che cambia è effettivamente la composizione di quei grassi, perché mentre il burro ha una composizione in cui prevalgono quelli saturi, che sono quelli, insomma, ormai lo conosciamo anche come parola, che Un sono po' sentita. cosiddetti, esatto, quelli diciamo cattivi, tra virgolette, perché che poi non è che sono cattivi di loro, non è che mangiare un cucchiaino quello vuol dire che subito ci sentiamo male, però è chiaro che un consumo eccessivo di grassi saturi è collegato, correlato a patologie cardiovascolari, a obesità, tutta una serie di cose, no? Mentre quelli che contenuti nell'olio
Invece sono i grassi cosiddetti insaturi, che sono quelli che invece non solo non sono correlati a malattie, eccetera, eccetera, ma anzi sono anche protettivi da un certo punto di vista. E quindi cosa ci dicono le linee guida? Dobbiamo mangiare i grassi nel quantitativo giusto, che più o meno calcolano un 30% del nostro quantitativo calorico giornaliero, quindi comunque una buona parte deve provenire dai grassi, che assolutamente va bene. E però di questo 30% soltanto il 10% devono essere saturi, quindi dobbiamo limitare quelli, quindi fare delle scelte per cui insomma nella maggior parte dei casi scegliamo magari i grassi quelli buoni, poi se ogni tanto come al solito capita di, capita come di sgarrare, di sgarrare non è sicuramente il problema, ma l'importante è la maggior parte dei casi fare una scelta consapevole da questo punto di vista. Poi approfondiremo il tema rispetto alle etichette, quindi sostanzialmente, adesso riassumendo, poi appunto approfondiremo, non è tanto le calorie che troviamo scritte, ma spesso bisogna invece andare a snocciolare l'etichetta stessa per vedere poi cosa contiene veramente il prodotto, quindi a parità di calorie poi in realtà ci sono degli elementi che non sono ottimi, diciamo. Esattamente, esattamente, perché intanto ricordiamo sempre, poi tanto ne parleremo insomma, quando tratteremo l'etichetta, che sono sempre tutto messo a 100 grammi intanto, e quindi dipende poi quanto te ne mangi di quel prodotto, dipende sempre da lì. E poi, ecco, oltre a vedere le calorie, che spesso vengono viste solo quello, vediamo proprio la composizione, perché magari un prodotto c'ha tante calorie, ma la maggior parte sono grassi buoni, che sono omega 3, che sono quella parte di grassi insaturi che diciamo cosiddetti essenziali, perché non riusciamo noi a produrli col nostro corpo, ma dobbiamo per forza inserirli con l'alimentazione. E quindi introdurre alimenti che contengono magari omega 3 nella nostra alimentazione, anzi, ha anche insomma vantaggio, sono antinfiammatori, eccetera, quindi sicuramente importante. Quindi infatti spesso noi facciamo un acquisto proprio solo esclusivamente per avere un prodotto ipocalorico, i cosiddetti prodotti light, eccetera, quando invece la qualità e lo stare bene è collegato in realtà a un altro discorso dal punto di vista nutrizionale. Ah, questo è molto interessante, ne parleremo in maniera un po' più approfondita nelle prossime puntate. Hai portato un'infografica per vedere un attimino, ecco, dove possiamo trovare questi tipi di grassi, giusto? Assolutamente, infatti se vediamo, questa è una tabella che ho preso sempre dalle linee guida, che io ci rifaccio tantissimo perché comunque poi siamo qua a parlare alla popolazione generale, quindi è importante insomma prendere da lì le fonti che sono, insomma, citare le fonti secondo me è sempre importante al giorno d'oggi. E se andiamo a vedere questa tabella, ci sono una serie di prodotti messi a confronto dal punto di vista dei grassi, no? E in particolare anche con la porzione, non sono messi a 100 grammi ma proprio la porzione che in genere viene consumata. Vediamo intanto nella parte superiore ci abbiamo i vari tipi di grassi da condimento, quindi non solo l'olio e il burro che ho citato adesso, ma per esempio anche l'olio di cocco, l'olio di palma, che spesso adesso insomma se ne parla abbastanza. E la porzione, come vedete, è più o meno simile, cioè o 10 ml per gli oli o 10 grammi per il burro, più o meno poi insomma quello si metterà all'interno della giornata, poi insomma a seconda dello stile di vita, però insomma più o meno la porzione è quella. E se andiamo a vedere i grassi totali sono simili, insomma siamo sui 9-8,5 grammi, ma se andiamo a vedere i grassi saturi vediamo che l'olio di palma, l'olio di cocco e il burro ce n'hanno molti di più, mentre l'olio extravergine d'oliva ha più grassi insaturi degli altri. Altri prodotti che ho portato sono ad esempio la frutta secca, le nocciole, anche qua che ha un buon quantitativo di grasso totale, ma se andiamo a vedere poi quello che ci fa male è molto poco, ok? Siamo sull'1,2. Altri prodotti, per esempio la mozzarella, è un'altra cosa che poi soprattutto d'estate va tanto, che perché è buonissima, ci piace a tutti, però spesso viene magari associata a un prodotto forse light, uno si mangia una caprese d'estate, si è mangiato una caprese, dopo pomodori, la mozzarella so stata leggera, invece in realtà purtroppo come tutti i formaggi, anche se è un qualcosa di buonissimo che io prima mangio, però dobbiamo un pochino limitare perché insomma parlare sono abbastanza grassi, e infatti anche la mozzarella ha insomma un quantitativo abbastanza elevato di grassi saturi.
E per ultimo cito poi il cornetto che ci piace tantissimo, purtroppo. Forse non lo voglio sapere. Qui poi ha portato 50 grammi di, insomma, come porzione, poi dipende sempre da quello che andiamo certo. a mangiare, quello che troviamo, però insomma anche qua vediamo che i grassi saturi sono sicuramente di più degli altri, quindi ecco, questi prodotti poi fanno male proprio per questo, poi non è un consumo di ogni tanto che ci fa male, ma se tutte le mattine facciamo colazione col cornetto, è chiaro che andiamo ad introdurre più grassi saturi rispetto alla norma tutti i giorni, e questo può portare problematiche, insomma. O magari appunto creare anche un equilibrio, nel senso magari la mattina mi mangio il cornetto, mi do questa soddisfazione, mi prendo questa soddisfazione, e poi magari a pranzo evito la mozzarella e a cena evito, non so, il salmone, per dire. Allora, assolutamente, diciamo un qualcosa, ha detto una cosa giustissima, infatti ricordo sempre che poi non esiste una dieta giusta, ma esiste quella che riusciamo a fare. È chiaro che io ti dico, sarebbe meglio la mattina non mangiare il cornetto, però se io ho questa necessità, perché è l'unica soddisfazione che ho bisogno, in un piano alimentare per cui insomma dipende dalla persona che ho davanti, posso anche decidere di lasciare il cornetto se è una cosa che è fondamentale, però magari andiamo a vedere, come dicevi tu, le altre cose. E riprendo un attimo i esempi che hai fatto. Il salmone, per esempio, è uno di, non ho citato prima quando parlavo degli omega 3, che sono, abbiamo detto, quei grassi, fanno parte dei grassi insaturi che ci fanno bene, anzi che dobbiamo introdurre con l'alimentazione, che troviamo nella frutta secca e nel pesce, in particolare pesce azzurro, per esempio il salmone ce n'ha tanto, quindi il salmone è un qualcosa, diciamo, lo citiamo tra i pesci grassi, quindi non possiamo mangiarne allo stesso quantitativo che magari mangiamo il merluzzo o altri pesci, però sicuramente deve essere introdotto all'alimentazione perché è molto ricco di omega 3, quindi anche se dal punto di vista calorico può essere, come dicevi tu prima dalle etichette, qualcosa di molto importante, invece poi ci fa bene, insomma, sempre nella giusta porzione. Ovviamente, se no cornetto vegano? Che senza burro? Ah, allora no, diciamo che cosa, il cornetto vegano, tutte queste cose light così, poi magari ne parliamo proprio un giorno di certo. tutti questi prodotti, perché è come lo zucchero di canna e lo zucchero bianco, cioè okay. nel senso, c'ha senso fino a un certo punto, se proprio ti va a prendere la soddisfazione, a questo punto mangiate quello normale, perché tanto poi la differenza vediamo che, anzi, magari visto che mi sono mangiata quello vegano, sto pure un po' più tranquilla con la coscienza, poi vado a mangiare pure altre cose, quindi insomma, doviniamoci bene, ma poi tanto ci torneremo. Perfetto, grazie Laura di essere stata qui con noi anche oggi, noi è un piccolo momento di pubblicità e ci vediamo tra pochissimo con la seconda parte dell'agenda del benessere, a tra poco. Eccoci rientrati in studio con la seconda parte dell'agenda del benessere. Sono in compagnia della nostra seconda ospite, Antonietta Marinucci, insegnante di educazione fisica, oggi qui con noi per parlare di sport. Abbiamo già parlato tanto di sport, abbiamo affrontato tante discipline differenti, oggi però entriamo in acqua finalmente. Esatto. Quindi parliamo di sport acquatici. Tu sei adesso, insegni nuoto, insegni in una piscina a Tarquinia. E cominciamo subito a parlare, al di là di quanto può essere rilassante l'acqua, quali sono i benefici degli sport in acqua? Sì, allora, l'acqua ha molteplici benefici, tanti, non solo a livello fisico ma anche a livello psichico. Basta pensare, dopo una giornata di lavoro, a poter andare a nuotare in piscina, sicuramente ti rega quella tranquillità e quel benessere, quella rilassatezza che uno ambisce quando, insomma, dopo una giornata di stress. Ma anche il semplice bagno caldo quando si torna anche a casa. Il semplice, esatto, anche il semplice bagno caldo. Quindi diciamo che l'acqua ha tantissime proprietà benefiche.
Tant'è vero che anche nella fisioterapia, dal punto di vista riabilitativo, viene spesso consigliato di nuotare in acqua, comunque di fare degli esercizi specifici per l'acqua, in acqua, appunto, vuoi per patologie legate all'età, oppure a problemi, che si sono avuti a livello articolare dovuti ad incidenti, ecco. E quindi l'acqua è un elemento che particolare, nel senso che lavorando quasi in assenza di gravità riusciamo a non andare a sollecitare le articolazioni e quindi a poter lavorare in maniera sinergica con tutti gli apparati muscolari e non andando a sovraccaricare l'articolazione. Quindi, chi pensa che in acqua non si lavori abbastanza, in realtà non è così, anzi, perché spesso la gente dice: ah, non la sto sudando, non sto lavorando. In realtà non è così, perché uno non possiamo accorgerci che stiamo sudando perché siamo in un ambiente liquido, quindi in acqua, e non c'è possibilità di poterlo vedere, però sicuramente ci si accorge perché in acqua c'è sempre una ricerca continua del baricentro, per cui siamo sempre in movimento e costretti sempre a trovare il giusto equilibrio, e quindi questo fa sì che l'organismo lavori continuamente. I benefici sono tanti anche a livello, diciamo, di inestetismi. Parliamo della classica cellulite, l'acqua aiuta perché facilita il microcircolo, stimola il microcircolo, e quindi ci compatta la pelle, ci rassoda, ovviamente tutto legato a esercizi, non solo di nuoto, frequentando un corso per imparare a nuotare, oppure facendo anche delle attività, adesso ce ne sono tantissime, molteplici, Dopo ne parleremo di alcune che tu esatto, hai insegnato. esatto, che ci aiutano a tonificare, rassodare, snellire, ad asciugarci, perché il nuoto fa anche questo, ci tonifica e ci asciuga. Spesso mi sono anche sentita chiedere se l'acqua non aumenti la massa muscolare. In realtà ci sono vari livelli. È chiaro che a livello dilettantistico l'acqua aiuta ad allungare la muscolatura, quindi a tonificarla. Si possono avere tantissimi risultati, questo sia in acqua interna, quindi le cosiddette piscine, che in acqua esterna, che è appunto il mare. Senti, a proposito di attività, che appunto diciamo delle varie attività che si possono svolgere oltre che il nuoto classico, tu hai insegnato aqua pole e adesso insegni anche aqua jump, le due discipline che esulano dal classico aqua gym, diciamo, Sì, no? Nuoto diciamo mobile. che l'ambiente del fitness è sempre in continuo movimento e quindi si scoprono e si fanno sempre cose nuove. Una di queste è stata l'acqua jump e anche l'acqua pole. L'acqua pole, diciamo, è un'attività che io ho amato in maniera spasmodica, mi piace moltissimo perché lavori con un attrezzo che è fisso in acqua, però lavori con tutti i distretti muscolari, quindi Diciamo, è la pole addominali. dance, diciamo, però in Esatto, acqua. riportata in acqua, quindi i movimenti ovviamente sono più lenti, ma si lavora moltissimo perché si lavora con le gambe, le braccia, perché ci sono le prese, si lavora tantissimo con gli addominali, quindi è un'attività che io consiglio tantissimo per chi vuole veramente diversificare il lavoro, che non sia la classica acqua gym, lezione di acqua gym o di acqua rider. E poi un'altra attività anche molto bella alla quale mi sono appassionata molto è stato appunto il jump. L'acqua jump, dove c'è un grande tappeto elastico che viene riportato anche fuori. Ovviamente i benefici, stando facendo questi esercizi nell'acqua, i benefici secondo me sono molteplici, perché non andiamo a sovraccaricare le articolazioni, le strutture muscolari lavorano, anzi ancora di più, perché lavoriamo contro una resistenza, che è l'acqua appunto.
E con l'acqua jump ugualmente si lavora con tantissimi distretti. L'acqua ti permette di lavorare veramente a tutto tondo, a 360 gradi. Quindi io consiglio vivamente a chi vuole approcciarsi in questo mondo di farlo veramente con estrema serenità, perché permette di avere degli ottimi risultati lavorando ovviamente, però non andando ad inficiare su problemi o patologie che si possono avere. Senti Antonietta, adesso speriamo arrivi bel tempo, già abbiamo avuto qualche giornata che ci ha dato un po' di sole, un po' di caldo. Speriamo. Speriamo di tornare presto a mare e nelle Esatto. piscine. Qualche consiglio per quest'estate? Quindi magari ecco, in acqua, a mare, che tipo di esercizi possono essere Certo, fatti? allora, oltre alla classica camminata, dove spesso vediamo persone che camminano in acqua, che va benissimo, funziona benissimo, ho portato qui un attrezzo, ecco, che è un semplice tubo che si può reperire in qualsiasi centro commerciale, negozio, si trova anche a un costo abbastanza irrisorio. Vi faccio vedere un paio di esercizi. Allora, il tubo deve essere messo tra le gambe, questo stando in acqua. Si mette il tubo a cavallo tra le gambe, si pedala e le braccia vengono mosse a stile rana. Per chi ha difficoltà può anche leggermente distendersi, però simulando la pedalata funziona benissimo. Questo è un esercizio che va bene sia in acque chiuse, ovviamente in piscina, che anche al mare. Un altro esercizio carino che si può fare è portando il tubo sempre dietro la schiena, vi faccio vedere, dietro la schiena così appoggiandosi e pedalando o battendo le gambe. Questo si può fare sia a mare che in piscina, i risultati sono, se fatti con costanza, si vedono. Io ho sempre detto che l'esercizio, se fatto con costanza, i risultati arrivano. Può essere utile da portare al mare per far giocare i bambini, ma anche per veramente diversificare un lavoro, per vivere l'acqua in maniera diversa anche al mare, per non annoiarsi, insomma, mettersi anche un po' in allenamento, diciamo. Invece la classica camminata di cui parlavamo prima, Sì. l'acqua fino a dove deve arrivare, quanti minuti più o meno? Allora, basta che l'acqua arrivi al di sopra del ginocchio, ovviamente si predilige la sabbia, che con gli scogli si ha un po' di difficoltà ovviamente, quindi sabbia, per una decina di minuti al giorno, anche 15 minuti al giorno, la mattina preferibilmente presto, così l'acqua è abbastanza fresca e aiuta ancora di più a tonificare e ad elargire i suoi benefici, che sono quelli legati al mare, ovviamente, perché si lavora bene non solo a mare perché l'acqua è fredda, ma anche perché l'acqua è salata. Quindi anche il sale aiuta tantissimo, più di quanto si pensi. Quindi consiglio almeno da 15 minuti ogni mattina. Bella L'acqua sopra il camminata. ginocchio, però la costanza è fondamentale, questo è da dire, cioè bisogna Beh, essere che costanti. comunque andare a fare una bella camminata a mare tutte le mattine, ecco, non è che non è un grosso sacrificio, nel senso sì, per carità, Sì, però infatti, è anche perché adesso sicuramente una andiamo incontro sensazione alla bella stagione, bellissima. speriamo che ci permettano di poter vivere quest'estate in maniera più libera e lo consiglio. Ovviamente per chi poi non potrà andare tutti i giorni al mare, quelle 2 o 3 volte va più che bene, insomma. Certo. Ok Antonietta, grazie di essere stata qui con Grazie a me. voi. Quindi aspettiamo il bel tempo per andare a fare belle passeggiate al Esatto. mare. Noi ci vediamo mercoledì prossimo. Vi ricordo che potete seguire la puntata su tutti i nostri canali social, quindi Instagram, Facebook e YouTube, sul sito www.bignotizie.it. Ci vediamo la prossima settimana. Grazie.